Bentrovati all'edizione della notte del TG6. In apertura la cronaca con l'operazione dei carabinieri di Chieti che hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga pesante e arrestato tre persone. Vediamo i dettagli nel servizio. 9 kg di eroina in 18 panetti occultati all'interno di una valigia custodita in un appartamento di Francavilla al Mare, oltre a 900 grammi di cocaina allo stato solido rinvenuti all'interno di un vano ricavato nel cofano anteriore di una piccola utilitaria, una Smart Fortwo. I carabinieri della compagnia di Chieti, durante uno dei numerosi servizi di controllo del territorio, hanno arrestato tre persone di nazionalità albanese per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre giovani sono stati condotti presso il carcere di Madonna del Freddo su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Chieti. Continua l'attività di contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente da parte dei carabinieri. Avete trovato un ingente quantitativo. Un quantitativo che dimostra senz'altro un movimento criminale non indifferente. Soggetti quasi sconosciuti alle attività investigative, due incensurati da poco sul territorio nazionale, l'altro comunque di giovanissima età con un singolo precedente però specifico. Attraverso la capillare attività di controllo del territorio sono incappati nelle nostre maglie e non sono sfuggiti al fiuto investigativo dei militari che hanno colto nei segni di nervosismo dei due soggetti il sentore di qualcosa di illecito. E in effetti dalla perquisizione domiciliare è stato possibile rinvenire prima la sostanza stupefacente tipo cocaina, quasi un chilo, e successivamente presso il domicilio dove vi era la ragazza di uno dei due, anche lasciata a guardia della sostanza, 9 kg di eroina. Avete già cognizione di quanto poteva fruttare sul mercato, che immaginiamo sia quello dell'area metropolitana? Verosimilmente il mercato di smercio dovrebbe essere quello. Per quello che riguarda il valore, bisogna avere riguardo al taglio che la sostanza poteva essere dato. Si tratta di sostanza allo stato puro al momento. Considerando che potesse essere aumentata di volume fino alle 4 volte, si parla di un valore sotto il milione di euro, ma non di molto rispetto a quella grandezza. Secondo voi i tre arrestati possono essere, diciamo, l'ultimo anello di una catena più ampia? Da dove proviene questa droga? Sicuramente fanno parte di un circuito ascendente e discendente ulteriore rispetto a quanto abbiamo riscontrato. In ogni caso verranno svolte ulteriori attività di indagine per verificare i canali di approvvigionamento e gli eventuali destinatari. Proseguiamo con la cronaca. È morta Carla Spagnoli, la 39enne di San Salvo che si era allontanata da casa sabato. È stato il padre a trovarla esanime in un uliveto di località Piano di Marco, un centinaio di metri dall'ala nuova del cimitero della città nel territorio di Vasto. Pare che la giovane fosse stata avvistata in quella zona una delle ultime volte. Ad accertare le cause del decesso, il corpo della donna è stato rinvenuto seduto tra due rami su di un albero d'ulivo. L'allarme era scattato lunedì quando le forze dell'ordine si erano messe alla ricerca della donna dopo che i familiari preoccupati si erano rivolti a loro per chiedere aiuto. Andiamo avanti ancora. I carabinieri di Pescara hanno smantellato una banda dedita ai furti di rame nelle province di L'Aquila e Pescara. I dettagli nel servizio. Venivano pagati in contanti i cavi di rame rubati all'interno del cementificio ex Sacci di Pescara, diventato una vera e propria miniera di oro rosso. In poche settimane i malviventi erano riusciti ad asportare circa 2 tonnellate per un valore di 16.000 euro. L'operazione denominata Cemento Rosso, condotta dai carabinieri della compagnia di Pescara, ha sgominato una banda dedita al furto e alla ricettazione, composta da 6 persone, 5 romeni e un italiano, indagati per associazione a delinquere e ricettazione. 3 di loro non si trovano, mentre per altri 3 questa mattina sono scattate le misure di custodia cautelare. In carcere sono finiti Ciprian Paun, 31 anni, e Sile Marian Comardici, 30enne. Mentre si trova ai domiciliari Gianni D'Alessandro, 50 anni di Spoltore, titolare di una ditta di smaltimento di rifiuti di Miglianico, ubicata in un capannone già balzato alle cronache in un'altra operazione del Nord di Pescara riguardante sempre la ricettazione di rame. L'indagine ha preso il via nel mese di giugno 2016 a seguito di un controllo da parte di una pattuglia in servizio di perlustrazione notturno che ha fermato 3 romeni in via Raiale trovando alcuni arnesi da scasso. Nei successivi 3 mesi di indagini i militari hanno ricostruito il singolare modus operandi della banda. La refurtiva infatti non veniva portata via subito ma nascosta in un'area retrostante lo stabile in mezzo alle sterpaglie per poi recuperarla la mattina successiva e portarla al capannone di D'Alessandro.
Ridottissimi anche i contatti telefonici tra i romeni e il ricettatore, che avevano così ideato un sistema talmente collaudato da evitare qualsiasi tipo di comunicazione, espediente però che non ha impedito ai militari di scoprire la procedura grazie ad una sola telefonata. Sì, le comunicazioni erano veramente limitate e è stata documentata infatti una sola telefonata nei confronti del ricettatore, quindi la persona che riceveva materialmente l'oro rosso rubato. Le incursioni al cementificio sono durate qualche settimana, fino a quando i carabinieri hanno deciso di intervenire nella notte del 19 settembre 2016, fermando la Mercedes con a bordo i 5 ladri, che sono stati arrestati in flagranza con un bottino di 47 matasse di rame per un peso complessivo di 560 kg ed un valore di mercato di circa 4.000 euro. Adesso, per le persone che non siete riusciti a catturare, come procederete? Sono in corso le ricerche tuttora e verranno estese, una volta accertato che in Abruzzo e in Italia non ci sono, verranno estese anche all'estero. E sempre a Pescara, momenti di paura questa mattina attorno alle 8 in zona Colli e precisamente in via del Santuario per la presenza di uno zaino sospetto abbandonato in strada nei pressi di una banca, la Deutsche Bank in particolare. Una volta scattato l'allarme, la zona è stata raggiunta dalle volanti della polizia con gli agenti che hanno provveduto ad isolare la zona per impedire alle persone di avvicinarsi e permettere soprattutto l'intervento immediato degli artificieri per i controlli e la bonifica della zona. Lo zaino, lo vedete, di fattura militare, è stato fatto brillare, all'interno c'erano solo indumenti e capi di abbigliamento. La situazione è così, è poi tornata alla normalità con le strade che sono state riaperte al traffico. Ieri c'era stato un falso allarme bomba in via Lussemburgo a Montesilvano con il rinverimento in strada di un trolley sospetto, anche questo fatto brillare dagli artificieri della polizia. Cambiamo argomento ora. Il Forum dell'Acqua ha presentato un esposto alle procure di Teramo e L'Aquila per segnalare varie irregolarità nelle captazioni acquifere del Gran Sasso. I dettagli nel servizio di Tania Bonici Castelli. Sono troppo alti i rischi che corre l'acqua del Gran Sasso a causa delle tante sostanze pericolose utilizzate dai laboratori di fisica nucleare. Ne è convinta l'associazione Forum H2O, che ha inviato un esposto agli enti competenti e alle procure di Teramo e L'Aquila sulla questione delle captazioni acquifere troppo vicine ai laboratori e sul recente episodio di contaminazione di diclorometano, per quanto banale e sotto i limiti previsti dalla legge. Che cosa denunciate? Molte criticità, omissioni, inadempienze rispetto alla questione delle captazioni dell'acqua nei laboratori del Gran Sasso. In primo luogo che quelle captazioni sono irregolari secondo la legge, perché nei laboratori sono stoccate più di 2.000 tonnellate di sostanze pericolose e addirittura vengono usate sostanze anche radioattive, e questo è vietato dalla legge vicino ai punti di captazione. Quindi o bisogna trasferire alcuni esperimenti, non tutti chiaramente, ma alcuni esperimenti che sono incompatibili con la vulnerabilità del sistema, oppure bisogna chiudere le captazioni, non c'è una terza via. L'aspetto grave è come è stato gestito anche il problema del diclorometano nell'acqua. Le analisi sono state scarse, poco frequenti, e le poche che abbiamo, è vero che sono sotto i limiti di legge per quanto riguarda la potabilità, ma sono superiori ai limiti di legge per quanto riguarda la protezione delle acque sotterranee. Sono limiti purtroppo diversi in base alla legge, ma nessuno ha comunicato, almeno ci risulta, agli enti competenti che lì c'è stata una contaminazione delle acque sotterranee oltre i limiti di legge. Ripeto, dentro però i limiti della potabilità. Intanto la Regione Abruzzo fa sapere attraverso l'assessore Giovanni Lolli di voler individuare nuovi punti di captazione delle acque nel Gran Sasso, mentre i laboratori di fisica nucleare annunciano il completamento dei lavori per la messa in sicurezza e l'acquisto di un nuovo spettrometro per la misurazione di fumi nocivi. Ma l'associazione Forum H2O ne fa una questione di principio e chiede di delocalizzare alcuni esperimenti e di ridurre progressivamente la presenza di sostanze tossiche all'interno della montagna. Ipotizza anche scenari apocalittici che sembrano però un po' fantascienza. Ed ora la politica. Non sono mancate le polemiche all'interno del Consiglio Comunale di Pescara, che questa mattina ha ratificato la nomina a nuovo presidente del Consiglio di Pagnanelli, che prende il posto di Blasioli, diventato vice sindaco. Vediamo il servizio.
I sorrisi finali per la fascia da presidente del Consiglio Comunale non indossata nel modo corretto sono serviti a stemperare una seduta di Consiglio a Pescara caratterizzata da botte e risposta tra maggioranza ed opposizione, oltre ad una malcelata insofferenza per una parte del PD che non aveva condiviso l'indicazione di Pagnanelli alla presidenza del Consiglio Comunale di Pescara al posto di Antonio Blasioli, diventato vice sindaco, in un domino innescato dalla chiamata nella segreteria del presidente della Giunta regionale di Enzo Del Vecchio. Dai banchi del PD il capogruppo Presutti, in ballo fino all'ultimo per lo scranno più alto del Consiglio, ha fatto mea culpa ammettendo che da parte della maggioranza ci sono stati degli errori e poca compattezza. Il tutto in risposta agli strali arrivati da Forza Italia e dai 5 Stelle. È del tutto evidente che la elezione di Pagnanelli alla presidenza del Consiglio Comunale spacca il PD e spacca la maggioranza. E come ho previsto, nei prossimi mesi la maggioranza farà fatica ad essere coesa e compatta e a garantire l'approvazione di quegli atti che la città aspetta. Faccio riferimento in particolare ad alcuni atti strategici sull'urbanistica, per esempio, su cui la città si attende molto. Si evidenzia già una debolezza, un'incapacità del centrosinistra addirittura di avere una persona che possa essere riconosciuta da tutti. Ed è evidenziato anche come le liste civiche, che hanno alzato la testa solo in questa occasione per chiedere una candidatura da Presidente del Consiglio, leggiamo dalla stampa che l'hanno ritirata perché pare che ogni consigliere, quindi di questa lista civica, abbia ottenuto qualcosa, chi la promessa di un assessorato, chi un incarico all'ATER, chi delle deleghe, chi altro. Si è visto appunto come questa occasione non sia stata un'occasione per migliorare anche il lavoro e l'attività dell'amministrazione, ma pura spartizione di poltrone. Ci sono un po' di scaramucce che però rendono naturalmente questa seduta importante, impegnativa, ma anche, se vogliamo, una plastica rappresentazione di cosa sia la democrazia, perché poi alla fine, diciamo, c'è il voto, c'è il dibattito e funziona così. Non è un'usurpazione, ma è lo strumento democratico con cui qualcuno governa e qualcuno controlla. Alla fine è stata ampia la maggioranza a supporto di Pagnanelli, nonostante i mal di pancia, soprattutto da parte delle liste civiche. Il neopresidente non vuole sentir parlare di spaccatura all'interno del Partito Democratico, dichiarando di volersi spogliare della veste di parte per essere garante delle regole sia per la maggioranza che per l'opposizione. Saranno due anni molto impegnativi, saranno due anni in cui il Consiglio dovrà affrontare le tematiche più importanti per la città di Pescara e mi auguro che questo avvenga nel confronto senz'altro civile tra le parti, ma soprattutto nella condivisione e nell'ascolto di tutte quante le voci della città. Ed ora siamo al terremoto. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone il lutto cittadino per la giornata di domani, giovedì 6 aprile, ottavo anniversario del sisma che ha distrutto il capoluogo. Attraverso un documento il primo cittadino ha imposto l'esposizione a mezz'asta e listate a lutto delle bandiere esposte sugli edifici pubblici del territorio comunale, il divieto di manifestazioni che possano intralciare l'afflusso delle persone e attività ricreative che contrastino con il carattere luttuoso della giornata, e infine la chiusura di esercizi commerciali e locali pubblici dalle 9.30 alle 11.30 di giovedì. Sempre per quanto riguarda il terremoto, è in programma stasera la fiaccolata della memoria in ricordo delle vittime a cura dei comitati dei familiari, che partirà alle 22.30 da via 20 settembre. Dopo una sosta presso la casa dello studente, attraverserà le vie della città per arrivare in Piazza Duomo, dove ci sarà la lettura dei 309 nomi delle vittime. Altro sisma, quello che ha riguardato più da vicino la città di Teramo. Sale il numero degli sfollati, che ha raggiunto quota 3.900. L'ufficio regionale della ricostruzione ha protocollato fino ad oggi 1.000 pratiche, mentre ne restano da esaminare oltre 4.000. Il numero degli sfollati a Teramo a causa del sisma continua a salire. Oggi siamo a quota 3.900 e le ordinanze di sgombero del sindaco non si fermeranno qui, visto che nella sola città di Teramo sono ancora circa 700 i sopralluoghi da effettuare. L'ufficio ricostruzione regionale, che è ancora collocato nel Palazzo del Genio Civile in attesa di trasferirsi nei locali del Parco della Scienza, ha già protocollato 1.000 pratiche, mentre sono 5.000 complessivamente quelle pervenute da tutto il cratere Teramo.
mano. Ingegnere, ma quando partirà questo ufficio della ricostruzione al Parco della Scienza? Diciamo che l'ufficio è partito al Parco della Scienza prossimamente, perché dobbiamo ancora definire l'allestimento, che praticamente fa parte del mobilio, e quanto relativo alle apparecchiature informatiche. Quanto riguarda le pratiche? Relativamente alle pratiche invece è già partito, le abbiamo tutte protocollate, rubricate, e abbiamo dato la priorità assoluta a quelle relative alle attività produttive, quindi relativamente all'attività di delocalizzazione, oltre a quelle relative invece agli impianti zootecnici, laddove naturalmente hanno fatto richiesta di delocalizzazione o già alla sola ricostruzione degli impianti naturalmente che hanno subito danni. Senta ingegnere, c'è una polemica in città, manca uno sportello, un front office per i cittadini. Dove possono venire? Qui al Genio Civile intanto? Noi abbiamo allestito il nostro sito istituzionale, dal quale naturalmente ci si collega dal link del sito istituzionale della Regione Abruzzo. Lo sportello fisico c'è anche qui al secondo piano, dove vi è strutturato il protocollo, e quindi c'è un tecnico disponibile a fare URP. Intanto il sindaco Brucchi è tornato piuttosto deluso dall'incontro a Roma con il governo sul decreto sisma, che dovrà essere approvato categoricamente entro il 9 aprile. Gli emendamenti richiesti dai comuni colpiti dal sisma e maltempo, come ad esempio la zona franca, forse non saranno discussi, ma potrebbero essere inseriti in un nuovo decreto. Sì, però tra 2 mesi arrivano le prime scadenze e le tasse dovranno essere pagate. Ed ora il lavoro, l'abolizione dei voucher non è ancora diventata legge, ma a ricordarlo è la CGIL che dunque avanza il suo referendum sul lavoro. Martedì 11 aprile Pescara ospiterà il segretario della FIOM Maurizio Landini proprio per parlare della Carta dei diritti universali del lavoro. Sentiamo Francesca Romana Testi. L'appuntamento è con Maurizio Landini, si parlerà della Carta dei diritti dei lavoratori, in particolare si è parlato molto di quello che era il destino del lavoro precario con i voucher, un referendum che in qualche modo spaventava il governo Renzi. Oggi qual è il risultato? C'è il decreto legislativo che di fatto ha abolito i voucher e ha ripristinato la responsabilità negli appalti, la responsabilità solidale, ma se entro 60 giorni non verrà convertito in legge, di fatto non abbiamo fatto nulla, quindi noi non smobilitiamo, teniamo alta la tensione e abbiamo organizzato diverse iniziative. Questa è l'iniziativa più importante per noi, perché ci sarà Maurizio Landini, il segretario nazionale della FIOM, nel centro di Pescara, a Piazza Muzzi, quindi in una piazza, e non ci sarà un palco ma un microfono aperto per spiegare appunto quali sono le criticità e quali sono i punti fondamentali della nostra campagna referendaria. Quindi sì, i voucher, gli appalti, l'articolo 18 che doveva essere il nostro terzo quesito, e sul fatto che no, appunto noi non smobilitiamo, ma la nostra campagna andrà avanti perché dobbiamo portare avanti la Carta dei diritti universali del lavoro, che è la nostra proposta di legge di iniziativa popolare voluta dal basso, da tutti i nostri iscritti, dalle lavoratrici e dai lavoratori, per estendere i diritti a tutti, anche ai precari, anche ai giovani, appunto anche alle partite IVA. A chi è rivolto l'invito da parte vostra? Appunto Piazza Muzzi, che alle 18 di sera si colora sempre di tante generazioni, ma visto che la nostra proposta è rivolta della Carta dei diritti anche a una proposta sulle pensioni, invitiamo anche i pensionati. Una convention per affrontare temi cari all'Abruzzo come il terremoto, il dramma di Rigopiano, ma anche la disoccupazione giovanile. A organizzarla è Forza Italia, con una convention il 7 aprile all'Ex Aurum per presentare anche il programma per le prossime elezioni. L'annuale convention che si svolge in Abruzzo a Roccaraso per Forza Italia è stata rinviata a causa del dramma di Rigopiano, e allora in questa occasione viene creata un'altra convention. Questa volta tra i temi trattati ci sarà proprio quello della sicurezza, della gestione dell'emergenza, tantissime testimonianze. Tra i temi importanti anche il futuro, il lavoro per i giovani e anche quelli che saranno i programmi per le prossime elezioni. Ricordiamo l'appuntamento il 7 aprile, venerdì, dalle 3 del pomeriggio fino alle 8 di sera, un appuntamento di Forza Italia. Parleremo del mondo dei giovani e del mondo del lavoro, soprattutto in questo momento storico in cui il lavoro sembra essere sparito dall'Italia per delle politiche assolutamente deficitarie. Poi parleremo del terremoto, del dramma che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo con i protagonisti, cioè i sindaci, che oggi vivono un'emergenza costante e devono necessariamente confrontarsi con realtà complesse e non trovano
l'assistenza purtroppo delle istituzioni nazionali. Abbiamo visto quello che è successo nel 2009 all'Aquila, dove dopo 5 mesi furono consegnate agli aquilani case in quartieri che anche ancora oggi ospitano decine di migliaia di persone, invece nelle zone terremotate di questa realtà oggi invece non si riescono neanche a consegnare 20 casette. E poi parleremo del programma, quest'albero delle libertà, il programma della libertà, meno tasse, meno Stato, meno Europa, una situazione di concretezza che guarda agli italiani e che soprattutto guarda all'individuo, alla persona e non ad uno Stato onnivoro come quello in cui oggi viviamo. E l'Abruzzo si prepara all'appuntamento del Vinitaly che inizierà il prossimo 9 aprile. A partecipare saranno 90 aziende del territorio che puntano ad accrescere l'export che sta salendo negli ultimi anni. Sentiamo. Il Vinitaly è un appuntamento fondamentale per l'Abruzzo che molto investe proprio su quelle che è la biodiversità e anche un prodotto autoctono. In questo caso, quest'anno cosa ci si attende? Il vino rappresenta il 20% del PIL agricolo regionale. Oltre 90 cantine saranno presenti al Vinitaly, insieme a loro 15 operatori del settore olio. Per noi il Vinitaly è la manifestazione più importante al mondo, alla quale l'Abruzzo partecipa con determinazione nonostante le difficoltà che il settore agricolo ha vissuto nelle settimane scorse. Noi dobbiamo promuovere ulteriormente questo settore, soprattutto attraverso lo stimolo verso la esportazione. Abbiamo dati importanti, negli ultimi anni abbiamo avuto sostanzialmente un più 10% di export nel 2014, 15, anche 2016, si conferma questo dato. È uscita da pochi giorni la graduatoria della misura 3.2 per la promozione, 1.200.000 euro a favore di questo settore per promuovere ulteriormente il vino ma anche il nostro territorio e l'Abruzzo tutto intero. Innovazioni quest'anno in mostra ci saranno? Sì, abbiamo completamente ristrutturato tutta la parte, lo spazio relativo all'enoteca regionale e insieme a noi quest'anno ci saranno anche le 13 DMC d'Abruzzo per promuovere e raccontare l'Abruzzo turistico. 12 storie di successo per donne divenute imprenditrici per combattere la disoccupazione sono racchiuse in un libro intitolato Le imprese rosa, che racconta appunto le storie di quante hanno conquistato un posto nel mercato nonostante crisi e difficoltà. Si parla di imprese in rosa e si parla soprattutto di quella che è stata una vittoria per le donne in un momento in cui la crisi parlava di grandi cifre rosa rispetto a quelle degli uomini. E così nasce un libro che è una raccolta di successi, successi che forse non ci si aspettava fossero così numerosi. In questi anni abbiamo raccolto le storie delle donne che ci hanno voluto raccontare come hanno fatto impresa nel territorio della provincia di Pescara. E siamo arrivati alla quinta edizione, abbiamo raccolto 42 storie nella pubblicazione che presentiamo oggi, ma in realtà sono di più perché abbiamo purtroppo perso le storie della prima edizione. E leggendo questi racconti possiamo raccogliere tutti gli aspetti dell'imprenditoria, dell'imprenditoria senza genere e dell'imprenditoria femminile, perché le donne sono delle vere e proprie imprenditrici, quindi hanno problemi legati alla burocrazia, all'accesso al credito, al pagamento delle tasse, così come un imprenditore uomo. Ma nello stesso tempo l'imprenditrice si porta anche i problemi legati alla conciliazione vita familiare e vita professionale. Un'opera che si chiama Appassionate racconta proprio la storia delle donne e anche quello che si attraversa per diventare imprenditrici. E allora delle donne che imprenditrici sono hanno chiesto proprio a una scrittrice di raccogliere storie di successi. Come si raccontano? C'è un capitolo del mio libro che si intitola Successo, voce del verbo succedere. Il successo si racconta quando racconti le storie accadute, i fatti come sono andati e stai proprio sulla verità senza farli diventare come tutti. Ognuno fa accadere le cose a modo suo. È estremamente interessante il movimento delle donne che in questo momento stanno facendo di iniziare a fare impresa, quindi stanno invadendo il mondo dell'imprenditoria tradizionale con i loro modi, il punto di vista della cura, dimensioni più piccole delle aziende ma molto più radicate. Quindi in questo momento le donne sono assolutamente portatrici di diverso, ma l'obiettivo è come i vasi comunicanti, a un certo punto equilibrare il tutto, cioè quindi anche le imprese
tradizionali, diciamo quelle gestite dagli uomini, ben presto accoglieranno probabilmente questi valori. Ed ora siamo alla pagina dello sport, seduta pomeridiana per il Pescara che continua la preparazione in vista dello scontro diretto di sabato ad Empoli. Prima dell'allenamento la famiglia Barbarossa, titolare dell'Acque Sapone, ha consegnato dei gadget ai giocatori biancazzurri, presenti anche il presidente Sebastiani e l'allenatore Zeman. Vediamo. Beh, noi ci siamo sempre stati, ho detto, da quando c'è Sebastiano soprattutto siamo stati molto più vicini al Pescara e quindi penso che molto probabilmente contribuiremo così anche nei prossimi anni. Quindi è un piacere stare in questo ambiente, soprattutto perché noi siamo abruzzesi, lavoriamo in Abruzzo, e c'è una squadra abruzzese Serie A che non tutte le regioni in Italia hanno una squadra Serie A e noi la difendiamo sempre. Le ha detto che bisogna stare vicini a un presidente come Sebastiani, anche quando i risultati non arrivano, non è tollerabile quello che è accaduto un mese e mezzo fa? Ma sicuramente sì, non deve succedere in nessuna parte del mondo, perché questo, ci scordiamo molte volte che il calcio è un divertimento, quindi ci si può divertire anche perdendo, e Zeman lo dimostra quando fa delle partite spettacolari contro squadre che sono superiori di molto alla cosa, per lui se la gioca, eppure se la perdi, però ti diverte a vedere di cercare di fare gol a queste cose qua, e la giornata, anche se hai perso, è interessante lo stesso. Mi ha detto è un po' il Maradona della panchina Zeman. Ma senz'altro, penso che la pensano tutti così, perché Zeman in qualsiasi panchina siede ha un seguito straordinario, perché è uno che ha dato sempre spettacolo. Io lo seguo, non so prima dove allenava, ma quando stava a Licata, che fece una cosa straordinaria, da lì in poi non l'ho mai perso di vista. Ecco, voi avete confermato questa partnership, ci sarà la possibilità in futuro anche di entrare nella compagine sociale? Beh, questo no, penso di no, assolutamente no, noi diamo una mano da esterno, ma entrare nella società no, non intendiamo, questo lo posso dire chiaramente. Quando leggo sui giornali delle cose che sono purtroppo inesatte, qualche risposta la devo pur dare. Io non ho capito a chi avrebbe dovuto dare una risposta, perché il Pescara come società, come SPA, non può dare una risposta. Se la domanda viene fatta a un socio, è il socio che risponde. Però mi viene da sorridere, perché penso di parlare al vento, visto che evidentemente qualcuno non vuol capire. E il Sebastiani, siccome rappresenta il 70%, come ho più volte detto, il Sebastiani deve rispondere, non è che può rispondere qualcun altro. O non è, se la lettera poi l'ha fatta a me, è giusto che risponda io. Ma al di là di questo, io non voglio entrare in polemica nel modo più assoluto, perché non mi interessa entrare in polemica, ma è tanto bello che c'è sempre trasparenza, no? C'è sempre stata trasparenza in questa trattativa, e devo dire che c'è stata anche la volontà di Annascoli di essere trasparente, no? Perché appena io a Verona, dopo la partita, ho detto che di non aver ricevuto una PEC, la PEC è arrivata sul tavolo dei giornali, che non era un'offerta, perché se uno la legge non era un'offerta. Non capisco per quale motivo adesso non arrivi l'offerta che lui ha scritto sul tavolo dei giornali. Quella sarebbe bella da leggere. È arrivato? A me sì, ma perché non la date pure a voi? Quella sarebbe bellissima da leggere. Perché in quel caso chi capisce di bilancio, chi capisce di società, probabilmente si farebbe quattro risate insieme a noi. No, io non l'ho manco considerata, non è che la reputo insufficiente. E nella vita si vende tutto, ogni cosa ha il giusto prezzo. Confermo di non voler svendere, che è una cosa diversa. Turno infrasettimanale di Lega Pro che si è giocato questa sera. Teramo impegnato allo stadio del Conero contro l'Ancona. Vediamo com'è andata nel servizio. Il del Conero deve essere proprio lo stadio preferito di Riccardo Barbuti, perché in due apparizioni in questa stagione l'attaccante da solo ha messo insieme 6 punti, quelli che a novembre consegnarono il successo a Lumezzane 0-1 e quelli che hanno permesso al Teramo di espugnare un campo, quella dell'ultima in classifica, che nonostante le difficoltà non sembrava volerne sapere di arrendersi ad un destino già scritto. La vittoria di misura del Diavolo combinata con i risultati di giornata portano il Teramo a 34 lunghezze, e non fosse per gli scontri diretti sfavorevoli la formazione di Ugo Lotti sarebbe salva. Ma con questo ritmo il Diavolo, sostenuto da quasi 200 tifosi nelle Marche, non può avere paura della parte restante di un campionato che tende a essere, ogni giornata che passa, sempre meno amaro. Per carità, di strada da fare ce n'è ancora tanta, ma nelle ultime settimane quasi nessuno ha tenuto il passo dei biancorossi, che non giocano la loro migliore partita e devono affidarsi ad un lampo, per l'appunto quello di Barbuti, che a 13 dalla fine risolve una gara appiccicosa, difficile,
esattamente come Ugolotti se l'aspettava la vigilia. Ma il Teramo era partito con l'obiettivo di tornare a casa con l'intera posta in palio e ci è riuscito, pur soffrendo più del previsto. Esattamente come si addice ad una formazione che naviga nei bassi fondi ed è costretta a lottare fino all'ultimo centimetro per portare a casa l'obiettivo che, seppur minimo, rappresenta un traguardo imprescindibile per il futuro della società aprutina. Per il Lampo, quello determinante però, bisogna aspettare 77 minuti in una gara brutta, scialba e che regala poco o nulla agli spettatori presenti. Il Teramo vince con una ripartenza, aspettando l'occasione giusta e quel pizzico di fortuna che serve quando sei lì sotto e devi cercare di tirarti fuori. E il Teramo, almeno guardando la classifica, ce l'avrebbe quasi fatta. Manca l'ultimo sprint, quello decisivo, quello che potrebbe regalare a questa squadra una permanenza che qualche settimana fa sembrava davvero utopia. Ora siamo al calcio a 5, il collegio di garanzia del CONI ha ripristinato il verdetto di primo grado infliggendo al Pescara la sconfitta a tavolino per la gara della prima giornata di campionato contro la Lazio a causa della posizione irregolare del giocatore Pulvirenti. La squadra biancazzurra quindi dovrà conquistare almeno un punto contro il Napoli nell'ultima giornata per vincere la regular season. Il clima comunque resta euforico dopo il successo in Coppa Italia e l'allenatore Fulvio Colini si è detto pronto a restare ancora sulla panchina biancoazzurra. Sentiamo Paolo Renzetti. L'ennesimo alloro, l'ennesimo successo della gestione Colini, vittoria della Coppa Italia, mister, ancora una grande soddisfazione, siete primi in classifica, Pescara non si vuole fermare. No, beh, questa è stata difficilissima perché eravamo in condizioni negative rispetto alle favorite di questa manifestazione. Però durante lo svolgimento della stessa il Pescara ha tirato fuori una caratteristica che la contraddistingue, società, gruppo di lavoro, giocatori, la tenacia. Sono rimasti attaccati i ragazzi alla partita, alle tre partite fino alla fine e abbiamo portato a casa una coppa secondo me molto, ma molto importante e difficile da ottenere. Dopo la Coppa Italia ora c'è il campionato da onorare al meglio, siete in testa alla classifica, l'obiettivo ovviamente senza neanche dirlo è lo scudetto. L'obiettivo di quattro squadre era competere per tentare di vincere i titoli, Caos, Luparense, Acquestapone e noi. E quindi anche l'ultimo titolo, il più importante, che era chiaramente insieme anche alla Coppa Italia, che è un titolo stupendo, una manifestazione stupenda, noi per questo ultimo titolo cercheremo di concorrere al 25% come le altre tre. Abbiamo ascoltato qualche istante fa il presidente Iannascoli che ha detto il mister vuole firmare sempre contratti annuali, però andrà via solo se chiamerà la nazionale, conferma? No, ma noi ha dimenticato di dire il presidente che noi possiamo firmare solo contratti annuali, altrimenti io firmavo volentieri 2 anni per il Pescara, per cui e noi non possiamo farlo, tutto qua. A lei resterà Pescara se non dovesse chiamare la nazionale il prossimo anno? Io il prossimo anno ho firmato per il Pescara e anche se mi chiama la nazionale resta a Pescara. È tutto per l'edizione della notte del TG6, io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione a partire da mattino 6, domani alle ore 7 e poi il TG alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie ancora, buonanotte.